Good morning, kids, and welcome back to another English class. So this morning we're going to correct the exercises that you had for today, and then we are going to talk about the interrogative form. Quindi stamattina correggiamo gli esercizi che avevate per oggi, quindi prendete il vostro libro, pagina 214-215, facciamo un'autocorrezione di questi esercizi e poi finiamo il discorso sul present simple parlando della forma interrogativa. Ma prima correggiamo pagina 214, esercizio 3. Scegli l'alternativa corretta. Allora, questo ha 7 punti, ok? Quindi ve lo scrivete qui come facevamo nei bei tempi andati. 7 punti e vediamo un po' com'è andato questo esercizio. Right, let's go. Sophie is my cousin. She lives in France and she go or goes to school in Paris. Allora, qui evidenziamo il soggetto, she. Il soggetto è she. Quindi è un soggetto di terza persona, perché abbiamo detto che le terze persone sono he, she, it. Quindi, giustamente, nella prima parte mi ha messo lives, nell'esempio, and she goes, perché il soggetto è sempre she, to school in Paris. She always gets or get up early in on Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays. Allora, anche qui chi è il soggetto di questa frase? Sempre she, always vuol dire sempre, poi lo vedremo. E quindi qui ci mettiamo sempre gets, perché è terza persona singolare del present simple, quindi il verbo prende la S. She gets up early on Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays. Che cosa sono tutti questi? Tutti questi sono dei giorni della settimana, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. Quindi i giorni della settimana vanno con la preposizione on. Her school day starts at 8:30. Questo non era una scelta, però anche questa è una delle preposizioni che abbiamo visto. Con gli orari si usa at. At 8:30 and finishes at on 4. 4 è sempre un orario, quindi at. It finishes at 4. She has or have classes on Saturday mornings too. She has. Questo perché? Perché abbiamo visto che il verbo have got ha una forma propria alla terza persona, quindi non diventa haves come la regola ci indicherebbe, ma diventa has, perché ha una forma propria alla terza persona singolare. There is no school on Wednesdays. Non c'è scuola di mercoledì. The school summer holiday is in on July and August. So July and August, what are they? July and August are months of the year. So we say in July and August, perché con i mesi dell'anno usiamo in. Sophie always goes, ecco, questo ancora non l'abbiamo fatto, quindi potete anche non contarlo, questo andava il primo. Always goes to our grandparents' house, va bene, questa era l'unica cosa che potevate non sapere, perché ancora dobbiamo fare gli avverbi di frequenza. All right, questo esercizio 3 andava fatto così. Let's carry on. Pagina 215, esercizio 8. Present simple. Completa il brano con la forma corretta del present simple dei verbi tra parentesi. All right. So, qui be careful perché poteva esserci anche la forma negativa, giusto? So, I always get up. Qui get up rimane così perché il soggetto è I, quindi niente di particolare. I always get up at 6 o'clock. My brother Zach never, e qui abbiamo my brother Zach, che è un soggetto diverso rispetto a me. Ok, questo esercizio vale 8 punti. Scusate. I always get up at 6 o'clock. My brother Zach, scusate, never gets up early. Qui mettiamo la S. Perché? Perché il soggetto è my brother Zach. Never gets up early. He's always tired. Lui è sempre stanco. I shower, then have breakfast and my homework before school. Tutti i soggetti di questa frase, quali sono? Sempre I. Quindi, niente di strano. I have a shower, faccio la doccia, then I have breakfast,
faccio colazione and do my homework before school e faccio i compiti prima di andare a scuola. Zach, qui si torna sul soggetto Zach, quindi è sempre lui. Never does his homework. Oh, attenzione qui, Zach and I, chi è Zach and I? Io e Zach, quindi siamo noi. We è un pronome di terza persona singolare? No. Quindi il verbo rimane lo stesso. Zach and I start school at 9 o'clock. Iniziamo la scuola alle 9. My friends and I have lunch at 1:45. Qui attenzione sempre alla preposizione at con gli orari. At 1:45. I often have a tuna sandwich and an apple. My friend Sophie. Attenzione al soggetto. Soggetti evidenziateveli sempre, che così non sbagliate. Scusate. My friend Sophie. Quindi lei, giusto? Se dovessimo sostituire my friend Sophie con un pronome soggetto, diremmo she. My friend Sophie usually has, sempre per la regola di prima, secondo cui il verbo have got ha una sua forma propria, has a ham salad, but she, eccola qua, la forma negativa not want, come abbiamo detto che si fa la forma negativa, così, doesn't want a salad today, she wants chicken and crisps and chips. So there you have it. This was your exercise number 8. Be careful with the third person. State attenti molto bene alla terza persona singolare perché è molto importante mettere la S alla forma affermativa, mettere il doesn't alla forma negativa. Let's be careful. Alright, kids, so this morning the last thing we are going to do is analyze the interrogative forma interrogativa e le sue risposte brevi. Quindi prendiamo gli appunti, prendiamo un foglio o continuiamo lì o andiamo dietro rispetto a quello che avevamo scritto l'ultima volta sulla forma interrogativa e ci facciamo uno schemino sulla forma, scusate, sulla forma negativa e ci facciamo uno schemino sulla forma interrogativa. Allora, come sempre anche io mi sono fatta uno schema che poi vi caricherò su Classroom rispetto alla forma interrogativa. Allora, cosa serve la forma interrogativa? In realtà l'abbiamo già vista per il verbo essere, la forma interrogativa e la forma per il verbo be e per il verbo have got. Abbiamo già visto forme interrogative, ci servono per fare le domande. Abbiamo visto che in inglese le domande non si fanno seguendo la struttura normale di una frase affermativa, ma bisogna fare qualche modifica all'interno della frase per far sì che quella frase risulti infatti interrogativa. Alright, so la forma interrogativa del present simple usa sempre il nostro fantastico ausiliare do, does, ok? Quindi non c'è forma interrogativa senza l'ausiliare do, does. E com'è la struttura? Allora, la potete vedere a pagina 178, punto B. Davanti abbiamo sempre il do. O il does, quindi se una frase inizia con il do o con il does, è una domanda. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Quindi, com'è la struttura? Abbiamo il do o il does per le terze persone sempre in prima posizione. Poi abbiamo tutti i soggetti, pronomi personali soggetto, e abbiamo già visto da questo schema che he, she, it fanno sempre un ragionamento a parte perché hanno il does. E poi abbiamo il nostro verbo a che forma? Sempre alla forma base, che se non vi ricordate, la forma base è la forma del verbo senza S, ok? La forma base. Quindi, così come lo troviamo negli esercizi pulito da modificare. La forma base, verbo senza la S, senza niente, ok? Allora, nei nostri appunti ci possiamo scrivere questi esempi. Do I live, scusate, ok, do I live in San Marino? Io vivo a San Marino.
È molto raro farsi le domande da soli, però è una forma presente, quindi ce la dobbiamo scrivere lo stesso. Ad esempio, se vogliamo chiedere, ma io ti conosco, do I know you? Lì ci possiamo, è un caso in cui ci possiamo fare una domanda da soli. Do I live in San Marino? Do you like Nutella? Ti piace la Nutella? Does he listen to music? Lui ascolta la musica. Does she run in the park? Lei corre nel parco. Does it like its new toy? A lui, esso inteso, ad esempio in questo caso un animale, piace il suo nuovo gioco. Do we study together every day? Noi studiamo insieme tutti i giorni. Every day lo possiamo anche togliere. Do we study together? Noi studiamo insieme. Do you prepare dinner? Voi preparate la cena? Do they go to the swimming pool? Loro vanno in piscina? Allora, qui che cosa vi ho evidenziato di importante? Allora, innanzitutto è importantissimo sapere che tutte le forme interrogative, ovvero quelle che hanno il mitico punto di domanda in fondo alla frase, iniziano con do o does. Cioè proprio non se ne esce. Se parliamo di present simple e parliamo di forma interrogativa, allora quella frase inizierà sempre con do, does. Poi in seconda posizione c'è il soggetto, che è un pronome personale soggetto, ma anche un soggetto tipo quelli che vedremo qua. Cioè, come vi dico sempre, non è automatico che in tutte le frasi abbiate sempre il soggetto pulito come pronome personale. Ad esempio, io posso anche dire do, anzi, does Mike listen to music? In questo caso non ho un pronome personale, ho il soggetto Mike, che è un soggetto di terza persona e quindi devo usare comunque does. Quindi mi raccomando, i soggetti possono essere sì pronomi personali soggetto puliti, come questi, ma anche nomi di persona, Mike, my sister. My brother, my dog, ok? In terza posizione invece troviamo sempre il verbo alla forma base che non cambia mai, sempre uguale lui e l'ho evidenziato di verde. Quindi la struttura della nostra forma interrogativa sarà do does, do oppure does a seconda del soggetto, più il soggetto più il verbo alla forma base. Non dimenticate mai di mettere il punto interrogativo alla fine di frase, perché sennò non è una domanda e quindi la struttura della frase non va bene. Le risposte brevi le abbiamo già viste per altre domande poste con il verbo be e il verbo have got. Le risposte brevi di una domanda al present simple sono yes, I do, yes, you do, yes, he does, yes, she does, yes, it does. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. Quindi, la parola chiave è il do. Perché? Se è una persona qualsiasi, tranne una terza, allora sarà yes, I do, yes, you do, eccetera, eccetera. Se invece sarà una terza persona, quindi se il pronome personale sarà he, she, it, sarà yes, he does, o yes, she does, eccetera. Però l'importante è che se una domanda è posta al present simple, quindi se è una domanda che inizia con l'ausiliare do, allora la risposta breve sarà con il do. Mi raccomando, cercate di abituarvi. Adesso facciamo un'altra cosa, scusate, niente. Poi la forma negativa invece è no, I don't, oppure no, he, she doesn't. Quindi no più soggetto, espresso solo con il pronome in questo caso. Ad esempio, does Mike listen to music? Non posso rispondere yes, Mike does, oppure no, Mike doesn't. Devo sostituire Mike con il suo pronome soggetto, perché nelle risposte brevi, e questo l'abbiamo già visto anche quando abbiamo fatto il verbo be o il verbo have got, nelle risposte brevi possiamo avere solo il pronome soggetto. Quindi no più soggetto più don't o doesn't, a seconda del soggetto. Attenzione come sempre ai soggetti, perché, come vi dicevo prima, non tutte le frasi vi si presentano così belle pulitine con i pronomi soggetto, ma i soggetti possono anche essere dei nomi di persona, ad esempio. Quindi anche in questo caso, does Ellen ride a horse? Ellen è she, quindi dovrò mettere per forza does davanti, ok?
Yes, she does, oppure no, she doesn't. Anche qui risposte brevi perché Ellen è considerato un soggetto di terza persona. Do Luca and Maria go to school? Luca and Maria in questo caso è un soggetto di terza plurale, quindi lo posso sostituire con il pronome they. E quindi in questo caso io do devo metterci davanti. E le risposte brevi saranno yes, they do, oppure no, they don't. Ok? E questo è quanto per quanto riguarda la forma interrogativa. Ok? Ricordatevi che adesso abbiamo messo insieme un po' di cose, perché abbiamo fatto il verbo be, abbiamo fatto il verbo have got e poi abbiamo fatto il present simple di tutti i verbi. Allora, quando una domanda inizia con do o does, sappiate che quella è una domanda posta al present simple e che quindi non possiamo assolutamente fare una risposta breve che non sia con do o does. Quindi, se vediamo che una domanda inizia con do o does, ci si accende la lampadina del present simple e dobbiamo dire ok, questa domanda inizia con do does, benissimo, la sua risposta breve andrà con do does. Quindi, per essere sicuri della risposta breve che dobbiamo dare, dobbiamo assolutamente guardare l'ausiliare, in questo caso do does, che inizia, con cui inizia la domanda. Ok. Allora, a questo punto io direi che possiamo fare un esercizietto insieme veloce a pagina, era la Unit 6, sto sperando che il mio computer non si sia cotto completamente. Vediamo un po', intanto voi sistemate gli appunti, metteteli pur via, io faccio una cosa perché sennò qua non mi funziona. E proviamo a fare un esercizietto della Unit 6. Niente, qua è andato troppo. No, forse ci siamo. Chissà, chi può dirlo. Let's see, step up one. Ok, let's try again. Unit 6. Here we go. Let's try. Here we go. Ok, page 89, pagina 89. Present simple, interrogative and short answers. So here you go. Here you have a table, quindi avete la solita tabella riassuntiva di quello che vi ho detto adesso. Proviamo a fare l'esercizio 5. Together, proviamo a farlo insieme. Ok, completa le domande e le risposte brevi con do, does, don't o doesn't. Quindi dobbiamo completare sia le domande che le risposte brevi. Al fine di completare in maniera corretta questi esercizi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente controllare i soggetti. Allora, number one, voi intanto fatelo, non guardate me che lo faccio, cioè lo commento io insieme. Allora, number one, bla bla, Mr. Black teach art? No, he bla bla. Allora, chi è il soggetto di questa frase? Sempre individuare il soggetto. Chi è che compie l'azione di insegnare artistica? Mr. Black, il signor Black. Allora, Mr. Black, con che cosa lo posso sostituire in quanto a pronomi personali? Lo posso sostituire con he. Quindi, essendo una terza persona, cosa ci va qui nella domanda? Does. Does Mr. Black teach art? No, questa è negativa. Abbiamo visto che inizia con does, quindi doesn't. No, he doesn't. Attenzione, qui non ci sta, però è doesn't. Alright, number two. Bla bla, Oscar like ice cream. Yes, he bla bla. Allora, qui il soggetto chi è? Oscar. Con che cosa posso sostituire questo soggetto? Sempre con he, perché Oscar è un uomo. Quindi he. Quindi cosa ci metterò qui? Sempre does. Does Oscar like ice cream? Yes, he does. Questa volta affermativa. Right. Number three. Bla bla, you and your family speak German? No, we bla bla. Ok, allora qui il soggetto chi è? You and your family.
Quindi, you and your family, chi siete? Questo è un dialoghino, botta e risposta. Chi è you and your family? Tu e la tua famiglia, quindi voi. Non è una terza persona, non succede niente di particolare, quindi do you and your family speak German? No, we don't. Perché we non ha nessuna particolarità. Number four, bla bla, you get up at 7:30? No, I bla bla. Qui il soggetto è you. You non è né he, né she, né it. Quindi andiamo tranquilli con il do. Do you get up at 7:30? No, I, quindi anche qui il soggetto è I, quindi non ha nessuna particolarità, don't. Number 5. Bla bla, Lily, do sport after school? Yes, she. Allora, qui il soggetto è Lily. Quindi Lily, terza persona singolare, perché Lily la posso sostituire con il pronome personale she. Quindi in questo caso è proprio terza singolare. Does Lily do sports after school? Yes, she does. And the last one, Tom and Ellie live in a flat? No, they bla bla. Tom e Ellie sono terza plurale, loro, they. Quindi niente di particolare perché non sono né he, né she, né it. Do Tom and Ellie live in a flat? No, they don't. So here you go, questo era l'esercizio. Allora, io per casa vi darei da fare, unit 6, parola del workbook, andiamo a vedere cosa c'è. Allora, riguardare bene gli appunti e la spiegazione del present simple forma interrogativa e poi vi fate questi esercizi, pagina 181, esercizi 4 e 5 per venerdì per quanto riguarda la prima H, per giovedì la prima G. Ve li fate, non c'è bisogno che me li mandate, li correggiamo insieme. Pagina 181, esercizi 4 e 5 e la spiegazione bene del present simple forma interrogativa. Thank you very much for listening and see you next time.